Bonjour ragazze e benvenute ad un nuovo vlog. Oggi è una bellissima giornata, fa caldissimo qui ad Anza, infatti io sono vestita estiva, che è veramente raro. Sto per fare la skincare con voi, mi truccherò anche con voi qui in videocamera, peli di Denver che volano sempre. Oggi tra l'altro è l'ultima giornata di mia mamma qua ad Amsterdam, quindi devo andare a fare il tampone oggi, anzi ho appuntamento tra non tantissimo, quindi è meglio che mi sbrighi. Ed è una figata qui perché hanno fatto i tamponi gratis per tutto luglio e tutto agosto per chi vuole viaggiare oppure andare ad un festival o cose del genere. Quindi sono fortunata anche perché ho dovuto farne uno per andare a Parigi, un altro adesso per andare in Italia e basta. Poi spero di non doverne fare più perché il 31 luglio, 30 o 31 luglio ho l'ultima, cioè l'ultima, la seconda vaccinazione, quindi poi non dovrò più fare i tamponi. E vai ragazzi, inizio la mia skincare con il contorno occhi, tre azioni di Labcare Cosmetics. Questo, come sapete, mi piace applicarlo la mattina prima di truccarmi. Ha un effetto lifting istantaneo ed è molto molto rinfrescante e si comporta anche molto bene sotto al trucco perché alcuni idratanti tendono a formare i grumoletti e con il fondotinta non vanno d'accordo, ma questo è fantastico anche sotto al make-up. Poi vado ad applicare l'acido ialuronico complex, questo anche questo è di Labcare ed è acido ialuronico a 5 pesi molecolari e vado a mischiarlo alla mia crema idratante come faccio mattina e sera. L'acido ialuronico nella skincare si può incorporare appunto sia la mattina che la sera e come vi dico spesso è molto importante per mantenere l'idratazione nel tempo. Si può applicare anche da solo in realtà questo prodotto, ma a me piace andarlo appunto a mischiare agli idratanti. Adesso vado ad applicare il mio filler lip che va ad idratare e rimpolpare e volumizzare le labbra. Lo applico sempre prima di iniziare a truccarmi, così nel frattempo le labbra si idratano per bene e diventano anche un pochino più voluminose. Mi chiedete sempre dove potete trovare i prodotti Labcare, vi lascerò il link qua sotto nel box informazioni al sito del brand, quindi lì potete trovare tutti i prodotti e vi lascerò anche in sovraimpressione il mio codice sconto che vi dà il 40%, ragazzi, su tutto il sito il codice è KISS40, il minimo di spesa sono 79 € ancora da scontare, ma i prodotti Labcare li trovate anche in tutte le migliori farmacie di Italia, però se acquistate sul sito potete utilizzare il mio sconto. Come al solito non ci guadagno nulla sui codici sconto, ci tengo sempre a specificare. Passiamo al trucco, vado ad applicare questo primer di Diego Dalla Palma che ha un fattore protezione 50+, questo è l'UV Daily Primer, è fantastico. Spaventa un po' quando andiamo ad applicarlo, ma vi garantisco che non rimane il bianco sulla pelle una volta steso. Lo applico bene anche sul contorno occhi che va protetto dal sole. Fondotinta, cambio, provo, testo, ma alla fine torno sempre da lui, dal nudissimo di Diego Dalla Palma. La colorazione che uso adesso che sono abbronzata è la 243C, altrimenti in inverno utilizzo la 242N, che è un po' più neutra come sottotono, questo è un pochino più caldo, ma appunto con l'autoabbronzante mi esce un pochino più la pelle, cioè vorrei dire dorato, non esattamente, però avete capito, insomma. E questo fondotinta come resa, come tenuta, continua ad essere il mio preferito, davvero, in assoluto. Non c'è nessuno al momento che lo batte, questo fondotinta. Almeno sulla mia pelle funziona veramente in modo pazzesco. Correttore applico il Bye Bye Under Eye di IT Cosmetics, che mi piace un sacco e sto usando tantissimo da quando è uscito, ne basta veramente pochissimo, tendo sempre a metterne troppo, ma è super super coprente, si stende molto bene e non mi va a finire nelle pieghette neanche dopo che ho applicato la cipria. Adesso con il correttore va molto di moda applicarlo solo all'esterno, quindi per rialzare un po' lo sguardo, e nell'angolo interno per andare a cancellare eventuali discromie più scure all'interno dell'occhio. Però a me piace continuare ad applicarne un pochino anche qua sotto, perché altrimenti l'occhiaia come fa a nascondermela? Anche se in fondo su TikTok vanno di moda le occhiaie, cosa che non riesco a spiegarmi, però
Ho visto ragazze mettersi l'ombretto marrone sotto gli occhi proprio per andare a simulare un'occhiaia. Va di moda avere l'occhiaia, ragazzi. Invece io preferisco metterci il correttore. Ripasso sopra un po' con il fondotinta perché questo è un pochino chiaro per me in questo momento. Cipria, mi sta piacendo tantissimo questa, sempre di By Terry, la Hyaluronic Hydra Powder. Anche qui devo andare super super leggera. Tra l'altro qualche giorno fa, ragazzi, questa ve la devo raccontare, ero in terrazzo, però avevo la tuta, quindi i pantaloni lunghi. Vabbè, fatto sta che la mia gamba è stata un pochino sotto al sole, ragazzi, mi è venuta una specie di eruzione cutanea che adesso non mi ricordo il nome, ma vi metterò qua la foto. Mi è venuto un mezzo infarto. Stavo scrivendo alla mia amica dermatologa: oddio, lei, oddio, vai a farti vedere. Poi alla fine, insomma, era soltanto, cioè, stavo veramente andando al pronto soccorso, ragazzi. Non sto scherzando, c'era mia mamma che anche lei era preoccupatissima. Cioè, mi stavo già preparando per andare all'ospedale. Poi mi sono riguardata la gamba, ho visto che stava. Lieve, cioè che era lievemente un pochino meglio, quindi stava sparendo, quindi ho aspettato, poi effettivamente questa cosa se n'è andata completamente ed era dovuta soltanto alla mia pelle delicata e al calore del sole sulla mia gamba, nonostante ci fosse il pantalone della tuta, però mi è venuto un infarto, ragazzi. Ho avuto veramente, cioè ho perso tipo 5 anni di vita, ve lo garantisco. Mi sono spaventata tantissimo, ho fatto spaventare la mia amica, ho fatto spaventare mia mamma, insomma, ci siamo spaventati tutti. Poi alla fine non era nulla. Però sì, non mi era mai capitato, quindi se avete la pelle delicata, mi capite, ce n'è sempre una nuova, perché se fosse una cosa che succede regolarmente, uno non si spaventa, no? Però la mia pelle riesce sempre a stupirmi nel peggio. Altra novità, non novità, insomma, ve l'avevo detta questa cosa, ma si sta avvicinando il momento perché domani tornerò in Italia anch'io e vado a togliere il dente del giudizio, vado a toglierlo a Trieste. E quindi, sì, questo è quanto, ragazzi. Non so quanto sarò presente la prossima settimana perché probabilmente mi gonfierò come un criceto. Cercherò di aggiornarvi su Instagram e di farvi sapere come sto, ma visto che quando avevo tolto l'altro mi ero gonfiata veramente in una maniera assurda, penso che questa volta sarà uguale se non peggio, visto che mi hanno detto che questo dente è ancora più difficile da togliere, quindi. Appunto, è finalmente arrivato il momento. Ragazzi, scrivetemi le vostre esperienze, possibilmente positive, perché altrimenti veramente mi spavento. Se avete avuto specialmente come me un dente che non cresce, cioè che sta sotto e non cresce dritto, cresce completamente verso gli altri denti, quindi fatemi sapere, vi prego, ditemi solo cose positive, che è andata bene, vi prego. E nel frattempo, tra l'altro, mi è uscito anche, cioè, ditemelo voi, a 36 anni, mi è uscito un altro dente del giudizio qua sopra, dall'altra parte, e io spero che mi tolgano anche quello nella stessa giornata. Non ne sono certa, perché mi dicevano che non vogliono mai togliere un dente da una parte o un dente dall'altra, perché poi ti gonfi tutta. E tra l'altro mi hanno detto anche che quest'altro dente del giudizio che ho sopra, potrei anche non toglierlo, ma io non voglio avere un corpo esterno strano che mi cresce tra l'altro verso l'esterno, cioè anche questo è tutto storto e io non voglio avere i denti storti, anche se il dente del giudizio non lo vedo, no grazie. Quindi sto vedendo se riesco a togliere entrambi nella stessa giornata, ma appunto sì, ragazzi, è arrivato purtroppo il momento in cui devo andare. Non so perché sto mettendo un po' di terra sul collo, ragazzi, ok? Mi viene così. E quindi sì, è arrivato il momento di andare anche un po' sul décolleté, perché no? Fingiamo di essere abbronzati, dai. Quindi sì, è arrivato purtroppo il momento tanto atteso, tanto temuto. E la prossima settimana tolgo questo dente, quindi sì, gli ultimi giorni in cui la mia faccia è decente, perché poi per un po' sarà gonfissima. Poi matita sopracciglia, sto usando molto questa di Valentino, anche se il pack continua a sembrarmi molto cheap, però il colore mi piace un sacco, è veramente del colore perfetto per le mie sopracciglia e mi piace molto anche il fatto che la punta della mina della matita è un pochino più lunga e quindi riesce a simulare i peletti delle sopracciglia molto meglio, secondo me. Il colore che ho io è taupe, tra l'altro, che è il colore che più ho notato sta bene
sulle mie sopracciglia, quindi molto molto freddo come sottotono e non troppo chiaro, perché se prendo i prodotti sopracciglia blonde non mi stanno particolarmente bene, preferisco i taupe. Arriviamo al mascara, utilizzo questo di Pixi, questo è il Large Lash Mascara, mi sta piacendo molto, è un po' che lo uso però, quindi penso che presto dovremo mandarlo in pensione, ragazzi, lo sapete tutti probabilmente a quest'ora, ma mi preme ricordarvi che i mascara vanno utilizzati per 3 mesi e poi buttati, ragazzi, perché i microorganismi che si formano nelle nostre ciglia e che poi continuano a moltiplicarsi, fanno veramente impressione, specialmente nelle nostre ciglia vivono degli organismi che sono simili tipo a dei vermoni giganteschi, ragazzi, che se voi vedete al microscopio, se lo troverò, magari vi metterò la foto da qualche parte. Se li vedete al microscopio fanno veramente schifo, fanno veramente paura, sono proprio brutti e quindi solo l'idea che stiano lì a proliferare mi fa un po' impressione, quindi non solo, ma anche per infezioni, ragazzi e cose del genere, è bene buttarlo dopo 3 mesi e anche per questi vermoni schifosissimi che avranno un nome, ma di cui io non sono al corrente, è anche molto importante non scambiarsi i mascara con le amiche, con gli amici, perché poi ci scambiamo anche questi mostri orribili. Le mie ciglia, tra l'altro, continuano ad essere lunghissimissimissimissime. Io adoro il risultato che ho ottenuto con Revitalash, sto continuando ad utilizzarlo, però meno, se inizialmente lo usavo ogni giorno, ogni sera prima di andare a dormire, adesso lo sto applicando soltanto 2-3 volte a settimana, appunto per mantenere le mie ciglia lunghe. Ma in questo modo devo dire che il tubetto mi sta durando anche molto molto di più. Quindi ecco, calcolate che se inizialmente finite subito un tubetto perché lo utilizzate ogni giorno, una volta che le vostre ciglia sono cresciute, appunto dovete avere pazienza perché per fare effetto ci mette quei 2 mesi, quant'era? Sì, mi sa che è 1 mese e mezzo. Però una volta che vedete il risultato sulle ciglia, che effettivamente diventano lunghissime, poi potete applicarlo soltanto 2-3 volte alla settimana. In molti mi chiedete anche del siero ciglia Hair Burst, che però ho finito da un po', non lo sto più utilizzando, ma anche quello mi era piaciuto moltissimo. Ma io penso che questa lunghezza smisurata delle mie ciglia, appunto, sia dovuta solo ed esclusivamente al Revitalash, perché avendo stoppato quello di Hair Burst, le mie ciglia continuano ad essere super super lunghe. Ok, ragazzi, abbiamo quasi finito, adesso rossetto, vediamo un po'. Qui ho il cassetto che, ragazzi, è strapieno di roba, cioè è veramente imbarazzante, devo metterlo a posto. Ma questo è il cassetto dei prodotti che utilizzo di più, quindi sono quelli che veramente ho sempre sotto mano, e se metto a posto questo cassetto il giorno dopo è di nuovo un casino. Quindi per me l'importante, io sono molto ordinata, ma in questo mio modo particolare, cioè l'importante è che sia tutto visibilmente a posto. Se poi apri un cassetto e all'interno c'è il finimondo, non ha importanza, non mi dà fastidio. C'è qualcun altro che è come me su questo, cioè che ha la fissa dell'ordine, ma che poi alla fine se apri un cassetto e c'è disordine non gli dà particolarmente fastidio, o sono l'unica? Perché non conosco nessuno che abbia sta cosa. Cioè, le mie amiche e i miei amici o sono terribilmente disordinati, oppure sono super ordinati, però sono super ordinati anche all'interno dei cassetti. Io ho sta cosa dei cassetti, vabbè. Comunque, rossetto sto applicando Posh di Mellow Cosmetics, un rossetto che ho da un po'. Questo è il secondo tubetto che utilizzo di questo rossetto, ma il colore è come quello delle mie labbra, però più bello, non lo so, quindi lo trovo sempre super adattabile a qualsiasi make-up. Spruzziamo lo spray fissante, questo è il The Professional Super Setter di Benefit. Voilà, poi come al solito asciugo subito il viso, che in questo modo riesco a fissare veramente in maniera perfetta il make-up. E voilà, ragazzi, il risultato di questo fondotinta è veramente, cioè, inequiparabile, fantastico. Comunque, questo è il trucco di oggi. Vi
ragazzi, e adesso sono pronta per uscire, andare a fare il tampone, che spero sempre di trovare qualcuno che sia delicato. Almeno è un tampone rapido, quindi solo in una narice. Se fosse quello normale, PCR, sarebbe sia narice che gola, quindi almeno questo. Stiamo camminando verso il centro dove fanno i tamponi. Qui c'è mia mamma. Ciao a tutti. Ciao mamma. È bello camminare verso il centro. Ormai ti sei ambientata ad Amsterdam tu, eh? Sì, quasi. Ci sono troppe cose da vedere. È vero. Guarda quelle case. Sono uguali, identiche, due uguali. Bellissimo. Sono tutte belle le case. È Infatti tutto. Amsterdam si cammina sempre a testa in su Sì. per guardare tutte le casette. Sì. E Nicole mi avverte dei, guardate, dei tombini a terra. Mamma No, attenta mamma, perché attenta alla vado su. pista. Sì, Occhio attenta. le bici. La cosa più pericolosa, ragazze, di Amsterdam sono le biciclette. Sfrecciano, come da noi gli scooter. E perché sono così pericolose le bici? Te le trovi dappertutto, te le trovi e poi ti suonano, trin, trin. No, No, sì. guai se metti il piede giù, perché poi la pista Sei tu ciclabile. che ti metti nella pista ciclabile, non ti rendi conto che sei sulla ciclabile, mamma. Anche questo è vero. Ecco. Datemi il tempo. Però è vero perché se notate, vabbè, adesso questa pista l'hanno trasformata in una zona pedonale, però prima era pista ciclabile. E se notate effettivamente non c'è differenza di colore tra il marciapiedi e la pista, quindi è No. effettivamente difficile Adesso non ci distinguere. sono lì le mattonelle, ma di solito ci sono le mattonelle sulla pista, come qui sul No, marciapiede. a volte, A mamma, a volte, volte. beh, è confondibile per la mia età. Per la mia età. Amsterdam è Ormai peggiore. mia mamma è in pensione e Sì. si dà della vecchia da E sola, cioè per beh, la mia età. a 20 anni andrei in bici in Olanda, ma alla mia età no. Ma come? Mamma, la prossima volta che già ti sei un po' ambientata un pochino meglio. Ci vorrebbe almeno un mese. Guarda quante bici. A me la bicicletta piace, però qui no, qui bisogna. Pericoloso. Mia mamma piace andare in bici, però tra i prati, senza macchine, in Così, sì. tranquillità. Questa è la location, almeno la più vicina a casa mia, dove si fanno i tamponi gratis. Ed è qui in super super centrissimo, praticamente lì c'è la stazione centrale, ma appunto di questi centri che lo fanno gratis ce ne sono tanti. Mi amo ogni volta di salutare. E, comunque sono stati super veloci, super gentili, super simpatici, ci ho messo 3 secondi Io che ho e basta. aspettato posso garantirlo, velocissimi. Non ho mai visto fila né veramente per il vaccino né per fare i tamponi. Qui in Olanda Ed si è anche sono gratis. organizzati bene, sì, ed è anche gratis fino ad agosto, luglio-agosto. Adesso, allora, tu volevi andare a vedere il souvenir? Sì. Ok, quindi per l'ennesima volta andiamo a prendere il souvenir, che mia mamma ogni volta si ricorda che deve fare un regalo a qualcuno. Ma no, non dirlo. È vero, è vero. Ma qui c'è un altro. Qui c'è un'altra. Gift shop. E vediamo. Oh, guarda, qui hanno le casette, se vuoi. Carine queste calamite. Adesso vediamo. Un po' di pani. Scusate le spalle. Adesso stiamo aspettando il tram numero 2 per andare a vedere un mulino, che è l'unico mulino in cui si può anche entrare ad Amsterdam. Dove mia mamma voleva disperatamente venire, non so, non chiedetemi perché, non l'ho capito, ma mia mamma voleva disperatamente fare il giro in tram. A Trieste, quando ero piccola, non esistevano ancora i filobus. Io mi ricordo Il filo, soltanto cos'è un filobus, mamma? il filobus andava con la corrente e Ok. prima del filobus c'era. Non andava su rotaie, però aveva la corrente. Le rotaie erano sopra, era collegato alla corrente. Però ancora prima c'era il Ah, ok, quindi autobus però con il cavo sopra. Sì, Sì. ok. No, questo non è, questo è tram. Questo è un tram. Perché questo ha le...
questo è un tram. Le rotaie. Io mi ricordo si andava a Barcola al mare, cioè il numero 6 portava il mare il tram e non c'erano così peggio questi sedili tutti foderati. C'erano delle lunghe panche di legno, sia a destra che a sinistra sul che tram. Bello! Bello un corno, perché d'estate a me faceva schifo sedere. Erano tutti sudati e seduti lì. Io e i tuoi... Scusa, era se mi faceva schifo, perché volevi vedere il suo trauma? Io e i tuoi quattro... Perché questo è 40 anni dopo, no, anche più. 50 anni dopo, guarda che bel tram adesso. Vedi mamma lì? Sì. Quello è stato il primo appartamento dove abbiamo abitato con Mille. Là. Ah. E adesso ve lo posso far vedere anche voi. Dai. Era qua a New Slotten. A New Slotten. Ed era uno di questi. Erano queste case qua. Queste case qua. E la nostra entrata, mamma, era là. Dove vedi quella porta bianca, quello era il nostro portone. Ok. Del nostro primo appartamento. Bellissimo. E stiamo andando, non so se si riesce a leggere, ma c'è scritto Molen van Slotten, che vuol dire il mulino di Slotten, che è dove abitavamo noi, perché il primo nostro appartamento era New Slotten, ma la seconda era qua a Slotten, che è un pochino più avanti. E proprio qua vicino c'è anche questo mulino, che è bellissimo, non penso riusciremo a visitarlo dall'interno, però anche dall'esterno è bellissimo. E questa era la nostra casetta, la seconda dove ci siamo poi trasferiti, e la nostra era soltanto questa metà, praticamente la metà di sinistra. E qui c'era il soggiorno, queste tre finestre qua il soggiorno, quella finestra lassù la camera da letto, quella ancora su la soffitta, dove non sono mai entrata per la paura, e lì c'è sempre il soggiorno, poi quell'altra finestra della cucina e qua sopra le due stanze. Bellissima. Questa era la nostra casetta. E il garage, che non abbiamo mai usato se non per le bici, però era questa. Qui c'è un parco giochi per i bambini. Non saluti di nuovo mamma. Ah no? Non so, di solito saluti. E qui tra un po' c'è il mulino. Ecco. Ciao a tutti. Ecco, ciao a tutte. Questo, siamo arrivati, è il mulino di Slotten. Eccolo qua, ci siamo. Adesso siamo proprio sotto. Abbiamo trovato questo ristorante a caso, passeggiando tra i canali, è rigorosamente italiano ovviamente, perché ci siamo sedute in un ristorante francese che però non aveva niente, ragazzi, niente che mi piacesse. Stavo guardando il menù, questi sono gli antipasti e io gli chiederò se possono farmi una burrata con il prosciutto crudo e poi prenderemo tutte e due gli gnocchi fatti in casa con la salsa di pomodoro. E poi ho visto che hanno anche tanti dolci molto interessanti, quindi vediamo. Comunque è bellissimo cenare qua con questa vista meravigliosa tra le casette. Molto molto bello, anche le casine laggiù sono colorate, bellissime. Ci hanno portato il pane con il loro olio speciale, come che ha detto, il nostro olio umbro. E qui abbiamo anche il burro con capri acciughe, che i capri a me non piacciono, però mamma mangia tu. Buon appetito. Grazie. Ed è arrivato l'antipasto che mi hanno fatto specialmente. La burrata con il prosciutto crudo. Gnom gnom. E comunque questo olio umbro buonissimo. Scusate per l'inquadratura, ragazze, ma io non sono brava come la Nicole. Adesso vi faccio vedere. Allora, volevo farvi notare. Ecco. Volevo farvi notare, buon appetito, deve essere buonissima. Mia mamma ha detto. Volevo farvi notare, si arrabbierà tantissimo per come sto filmando, ma fa niente. Voi fatemi sempre i complimenti. Eccolo, come lei sta facendo l'autopsia a una fettina di speck, e se fosse crudo uguale, eh. Guardate, guardate, guardate. La chirurga, questa Nicole chirurga. Questa è un'arte, Nicole chirurga. Mia mamma mi ha sempre detto che faccio l'autopsia.
Ecco, voi continuate a dire che sono brava a fotografarla e a firmarla, mi raccomando. Mamma è molto felice che le avete dato tutti i 10. Sì, ragazze. Su Instagram che vi ho chiesto, date un voto alle foto, alle capacità da fotografo di mia mamma. Tutte le avete dato 10, mia mamma è strafelice. Quindi vi ringrazio. Quindi adesso darle 10 anche per le sue anche skills. I 9. Ringrazio anche, anche i 9. Anche un 9. Non è stata severa. No, sì. Dovete dire a mia mamma che è brava anche a filmare, non solo a fare foto. Anche. È buono, quanto è buono da 1 a 10? Ma lei ci teneva proprio a farvi vedere come io facessi l'autopsia. Quindi l'autopsia. Adesso altra fetta. Altra fetta. Facciamo vedere bene. Ecco. Non ti secca se ogni tanto ti decapito nel no, video. Fa niente. Non è facile, scusate, ma io con questi aggeggi moderni. Io ce la metto tutta. Io non sono tanto felice di dover fare l'autopsia. Io spero che da questa distanza si noti bene il filetto che non scappa. Guardate, no, guardate. Il grasso non mi piace. Guardate, guardate. Quindi non deve essercene neanche. Sono un chirurgo mancato perché. Lei è un chirurgo mancato. Chirurgo da prosciutto crudo. Però di fare l'influencer. Chirurgo da prosciutto crudo. E mi troverete nelle sale operatorie dei migliori ospedali italiani. A pulire le ossa del prosciutto crudo. E come primo, eccoli qua gli gnocchi fatti in casa con salsa di pomodoro. Pesto e ricotta affumicata. Questo ristorante in cui siamo appena stati si chiama Momenti e ve lo consigliamo. Mamma, glielo consigli questo sì. ristorante? Sì. Sono stati super super gentilissimi. Sì. Super super carini veramente. Ma tutto tutto veramente. E quindi quando torna mia mamma ad Amsterdam dobbiamo assolutamente tornare là. Tornate a casa ragazzi, questa è la luce naturale delle 22.05, non so se riuscirete a vederlo dall'orologio l'ora, ma sono le 22.05, c'è questa luce meravigliosa. Comunque sono andata, quella è la mia valigia, siamo andate un attimo in cantina, ho preso la valigia perché appunto devo preparare la valigia, quindi adesso mi cambio, preparo la valigia perché domani parto anch'io con mia mamma per l'Italia. Tra l'altro volevo tranquillizzarvi perché penso ne abbiano parlato nei TG anche in Italia, ci sono state delle inondazioni molto forti con tipo oltre 1500 dispersi, non so quante vittime addirittura, in Germania, parte del Belgio e anche nel sud dell'Olanda, quindi mi avete scritto in tantissimi chiedendomi se stiamo bene, quindi volevo solo ringraziarvi e tranquillizzarvi perché qui ad Amsterdam in realtà i problemi ci sono stati nel sud dell'Olanda, quindi più o meno 3 ore di macchina da qua, ne hanno parlato ovunque, in realtà abbiamo visto delle immagini veramente che facevano paura, però per fortuna qui nel nord dell'Olanda non abbiamo visto praticamente una goccia d'acqua, tutto quello che è successo e anche per noi è stato quasi incredibile perché mentre qui c'era il sole e veramente tempo splendido, giù nel sud del paese c'è il finimondo, però appunto noi siamo stati grazie al cielo super super fortunati, qui non è successo assolutamente nulla e quindi sì, insomma state tranquilli, volevo ringraziarvi veramente, mi avete scritto in tanti e nonostante insomma si vede dal video che stiamo bene, però ci tenevo ecco proprio a ringraziarvi e dirvi tranquilli, ma qui non c'è stato assolutamente nessun tipo di problema, ma piuttosto vorrei chiedere, perché so che tanti di voi che mi seguono abitano in Germania, vorrei sapere da voi se state bene, come state, se qualcuno di voi che mi segue invece ha visto succedere tutto ciò, so che hanno evacuato un sacco di paesi, di città anche qui nell'Olanda, quindi fatemi sapere voi come state, se state bene, se qualcuno di voi ha assistito a scene, insomma fatemi sapere anche voi perché voi vi preoccupate per me ma io mi preoccupo anche per voi e quindi ragazzi adesso niente, veramente mi cambio e faccio la valigia perché domani si parte. Nel frattempo ci tenevo a specificare, ho ricevuto anche l'esito del tampone che è negativo, quindi si parte. Sto facendo la valigia quasi finita, devo solo ancora metterci il beauty case, però alcune cosine mi serviranno domani mattina. Questo invece è il trolley che porto con me sull'aereo, che tra l'altro EasyJet ha cambiato la policy, non si possono più portare i trolley piccolini e quindi ho dovuto pagare per un seat premium, per un posto extra
insomma, con un po' di extra spazio per le gambe per poter portare il mio trolley in cabina. Quindi questo sarà il mio bagaglio a mano, e come borsetto porterò penso solo queste due, questa Dior marrone, perché ho portato diversi abiti bianchi e ho preso sia questa appunto di Dior che la cintura di Gucci, che secondo me stanno entrambi molto bene con gli abiti bianchi. E poi porterò questa giacchetta jeans corta che ho appena preso su Shein, e ne ho altre due che vorrei farvi vedere che ho preso su Shein, ma non penso di portarle perché in Italia fa parecchio caldo, quindi non credo di aver bisogno di giacchette jeans. Però ho preso questa che è bellissima, cioè guardate che colori stupendi che ha, adoro. E poi ho preso anche questa che è un po' la versione pastellosa dell'altra, che è un pochino più accesa. Mi piace un sacco questo viola, questo rosa, questo baby blu, sono troppo troppo carine, e le ho pagate veramente pochissimo su Shein, che tra l'altro ci sono i saldi. Gatto Denver si è accorto che sto per partire. Amore mio, quando vede la valigia Gatto Denver capisce. Sì amore mio, lo so che riparto di nuovo, lo so che non è giusto. Hai salutato tutti i tuoi follower? A me non sembra. Salutali di nuovo. Ciao. Voi siete complici di lei che parte e mi abbandona. Sì, ciao ragazzi. Sì, mordichiamo un po' la borsa di Dior che ci sta sempre. Tanti baci, tanti baci, tanti baci, tanti baci, amore mio, tanti baci. Quando mi metto la crema, Gatto Denver impazzisce, impazzisce. Sono piena di peli di Denver quando gli do i baci. Comunque mia family, adesso vi saluto anch'io perché è finita la valigia. Mi metto a montare subito questo video, così domani mentre sono in viaggio va online su YouTube. Io vi mando un bacio gigantesco, vi abbraccio, venite qua che ci abbracciamo forte forte forte. Non so esattamente il giorno preciso in cui ritornerò con un nuovo video su YouTube, perché dipende tutto dalla mia guarigione post operazione, quindi vi faccio sapere, seguite su Instagram che lì vi aggiorno sempre tantissimo. Bacio grande mia famiglia, a presto, ciao.